Olivetti era veramente diverso, perché lo psicologo Olivetti aveva capito chi ero io. Era un ragazzino, uno che è spaventato dal suo primo lavoro, vero, che non sapeva bene come girava il mondo, non sapeva niente del mondo del lavoro e doveva soltanto così essere incoraggiato a iniziare la sua esperienza. Tutto qua. E di lui l'aveva capito, gli altri no. Ero idealista, sì, tanto da essere quasi autolesionista, ma tutto qui. E però ero idealista, non mi vergogno, ma anzi, adesso non vorrei fare un paragone che è forse eccessivo, come Adriano Olivetti, ero idealista come lui. Solo che Adriano Olivetti rispetto a me non aveva paura, io ero tutto spaventato, no? Facevo il duro ma ero spaventato. Lui no, lui aveva fretta, non aveva paura di impadronirsi di questa grande innovazione che era appunto l'elettronica e vuole arrivare al suo obiettivo. Ogni tanto, magari non dico che di notte si svegliano di colpo, cioè l'Olivetti che fine ha fatto? Però ogni tanto uno la domanda se la fa, che fine ha fatto l'Olivetti, questa grande azienda? In prima fila c'è Steve Jobs e dietro Bill Gates che prendono appunti. La macchina è un grande successo, lo dicono gli americani, la stampa americana fa grande risalto alla notizia, tanto che viene fuori appunto the first desktop computer in the world. Sono loro stessi che lo dicono. Quindi la NASA ne compra 3 esemplari e nella missione Apollo c'è anche la perottina. L'IBM ne compra 2 esemplari soltanto per smontarli e vedere che cazzo di tecnologia abbiamo usato sti italiani a fare sta roba qui. E la Casa Bianca ne compra 1 per calcolare tutte le cazzate che sta facendo in quel momento Nixon in Vietnam.